locale nasce nel 2009 dalla passione per la cucina e per le birre. Ovviamente è un sogno che si realizza, si è realizzato il mio sogno, quello di avere un'attività tutta mia, quindi di fare quello che volevo, di essere capo di me stesso e di portare alle persone, che poi alla fine diventano quasi sempre tutti amici, la mia filosofia sia di cibo che di birra. Quindi volevo far capire alle persone che lo faccio veramente con passione, con amore, e questo è il risultato. Dopo 9 anni mi sono aperto la seconda attività. Mi scelgono per la qualità e gli abbinamenti che faccio per i panini. Cerco di mettere tutto l'amore, tutta la passione che ho per questo lavoro, con anche prodotti ricercati, con delle materie prime di alta qualità. Cerco di differenziarmi tutti i giorni dagli altri, promuovendo i miei prodotti e la passione per il mio lavoro, quindi. Faccio una ricerca continua nel mondo della birra artigianale, esclusivamente solo birra artigianale, tratto estere e italiane, quindi sono nella continua ricerca di microbirrifici, di piccole realtà, sia locali che internazionali estere, che utilizzano prodotti a sua volta di alta qualità, sempre materie prime ricercate e a volte anche birre abbastanza particolari, fuori dal comune, quindi con ingredienti un po' insoliti dalla classica birra. E mi piace berle, mi piace trasmettere la mia passione anche attraverso il cibo, facendo degli abbinamenti cibo-birra e cercando di rendere una serata piacevole e diversa dagli altri. Il mio consiglio sicuramente è fare una buona sponsorizzazione sui social, quindi far interagire molto il pubblico con la propria vita, sia personale che dell'attività, quindi sponsorizzando tantissimo le foto dei propri prodotti, della preparazione. Consiglio queste vivamente comunque di far vedere cosa si produce e cosa i frutti che porta comunque la propria attività. Ragazzi, vi aspetto, ci troviamo in via Guglielmo Marconi 4850 Brusciano, adiacente ai Carabinieri. Vi aspetto dal martedì alla domenica, tutte le sere dalle 19, per una birra insieme o un panino. Giacomo, ciao!